ragione. Iniziamo, anche perché insomma ognuno ha i propri impegni, e penso che prima o poi bisognerà uscire, anche perché l'orario è insomma, ci calza. È passato, diciamo, da mezz'oretta, comunque vabbè. Niente. Grazie di essere intervenuti, porto i saluti del Presidente, il Dottor Manzi, e dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il Dottor Manzi non ha potuto partecipare con un impegno precedente in procrastinabile. Interverranno a questa conferenza stampa il Direttore Generale, il Dottor Vittorio Iannucci, il Consulente della Direzione Generale, il Dottor Andrea Pazzaglia, la Direttrice della filiale di Viterbo, la dottoressa Ragnini Milva, e il vice della filiale di Viterbo, il dottor Massimiliano Pannillo. Lascio immediatamente la parola al direttore generale per l'inizio della conferenza. Ci sentiamo poi per la fine della conferenza. Scusate. Grazie Franco. Intanto grazie a tutti per la vostra presenza, cercheremo di non rubarvi troppo tempo, però insomma qualche cosa di importante pensiamo di doverla dire sia come sistema che come banca. Intanto non so se conoscete un po' la genesi della nostra banca, insomma, nasce da un'idea dal 2010 con diversi anni di gestazione per arrivare poi finalmente all'autorizzazione alla fine dell'anno 2013. E finalmente nel 2014, ottobre 2014, apriamo la prima filiale, l'apriamo qui, quella che vedete qui sotto, la via Madre Teresa di Calcutta. Quindi non sto qui a raccontarvi quanto è stato difficoltoso arrivare a questo traguardo così importante per quanto riguarda questa banca. Considerare che in Italia mi pare che questa per una banca privata sia l'ultima licenza data dalla Banca d'Italia. Non mi risulta che esistano oggi altre autorizzazioni fatte per banche private. Ce ne sono solo alcune BCC che hanno avuto recentemente autorizzazioni, ma parliamo comunque ormai sempre di piccole realtà, naturalmente in piccoli paesi con storie che non sono certo come la nostra. Diciamo perché noi in questo comitato promotore ha voluto far nascere questa banca qui nella Tuscia, ma proprio per rispondere a un'esigenza importante che era quella del venir meno di tutti gli istituti locali che avevano caratterizzato in maniera molto forte questo territorio. Se voi insomma ricordate, qui c'erano banche importanti locali, la Cassa di Risparmio di Viterbo, c'era la Banca del Cimino, la Banca Cooperativa Popolare di Montefiascone. Ecco, tutte queste tre realtà così importanti sono confluite in gruppi nazionali, e quindi hanno perso di fatto il loro localismo e il loro attaccamento al territorio. E abbiamo anche assistito ad alcune incorporazioni da parte di una grossa banca, una grossa BCC, che è quella di Roma, che praticamente sta facendo un po' da, non so come definirla, ma in effetti va a recuperare tutte quelle situazioni un po' compromesse di banche locali e quindi le incorpora nella propria struttura, non ultima una banca qui vicino. Quindi anche banche piccole territoriali comunque confluiscono in banche che hanno poco a che fare con il territorio. Quindi perché nasce Banca Sviluppo Tuscia? Nasce proprio con questa caratteristica, quindi di reinserirsi in un territorio dove erano ben presenti banche tradizionali locali che vengono a mancare, se noi in maniera marginale con le attuali BCC, e quindi ci poniamo però con una banca che ha tra l'altro un capitale diffuso, quindi è quasi una public company se vogliamo, perché non esistono nuclei di controllo, azionisti di controllo, ma abbiamo un capitale talmente frazionato, tra l'altro questi dati sono pubblici, sono tranquillamente possono vedere la Camera di Commercio con tutti i soci,
Diciamo, la nostra media, ciascun socio non arriva a 20.000 euro, cioè qui a 20 azioni di media, qualcuno ha di più, qualcuno ha di meno. Quindi è un capitale molto diffuso, e questo naturalmente favorisce, siamo noi che vogliamo farlo naturalmente, favorire la più ampia base sociale significa per noi avere anche la possibilità di allargare la nostra sfera di clientela. Però è anche vero che ai soci, naturalmente, in quanto tali, offriamo condizioni migliori, sia su termini di tassi, di condizioni e spese. E quindi questa è un po' la filosofia che ha guidato la costituzione e lo sviluppo di questa banca. Siamo, come dicevo, nati operativamente a ottobre del 2014, con la prima filiale aperta qui a Viterbo. Subito dopo abbiamo cominciato un'operazione sull'aumento di capitale della banca, che entro la fine del 2014 ha avuto, naturalmente, è stato chiuso completamente, e quindi il nostro capitale, che era inizialmente di 10.273.000, è passato ad 11.557.000. Mi piace invece raccontare un piccolo episodio che invece è avvenuto durante la costituzione della banca. Quando la banca è stata costituita, esistevano dei limiti minimi molto più contenuti rispetto a quelli che poi sono intervenuti. Quando la banca è stata costituita, il capitale minimo richiesto era di 6 milioni e per il BCC di 2 milioni. Nel periodo in cui è stata chiesta l'autorizzazione, invece, Banca Italia ha elevato questi paletti, portandoli a 10 milioni per le popolari e le SPA e a 5 milioni vari per le BCC. Quindi la banca si è trovata che aveva già chiuso abbondantemente il proprio capitale, vari intorno ai 8-9 milioni, e nella fase finale, quindi, si è trovata a dover tener conto di questa nuova normativa e portare il capitale immediatamente a 10 milioni. Diversamente non ci sarebbe stata l'autorizzazione. Però naturalmente per noi il capitale è importante, così come è importante per tutte le banche italiane, perché con i criteri che esistono oggi in Basilea, il capitale serve è la leva su cui basare i propri conteggi per fare gli impieghi. In maniera molto semplice, noi per ogni euro di capitale possiamo prestare fino a 8 euro, quindi c'è una leva di 1 a 8. Questo vale per tutte le banche. Poi esistono dei criteri attraverso i quali questo 8 viene ponderato a seconda del tipo di prestito o dell'investimento che si fa. Cioè, se acquisto titoli di Stato vale 0, quindi posso comprare tutti i titoli di Stato che voglio perché non ho bisogno di capitale. Se invece investo in certi settori merceologici pondera 100, se investo in altri pondera magari a 50. Quindi poi di fatto questo euro di capitale non consente di fare non 8 di investimento, ma molti di più. Quindi quanto più è forte ed è importante il capitale della banca, quanto più c'è la possibilità di poter fare investimenti. E d'altra parte noi nasciamo soprattutto per raccogliere il denaro nelle nostre zone, ma soprattutto reinvestirlo in questa zona. Noi non abbiamo nessuna intenzione di andare ad investire fuori dei nostri territori. Certamente il Lazio, la Tuscia in genere, insomma, hanno avuto negli ultimi anni problemi importanti, no, in termini di riduzione del PIL. Tenete conto che su Viterbo era una realtà in particolare basata molto sull'edilizia, e quando è venuto meno questo filone, questo importante canale dell'edilizia, tutto quello che ci girava intorno è venuto in qualche modo a scemare. Quindi ecco, i dati che c'erano giravano fino all'anno scorso, la provincia di Viterbo era fra le ultime, è un primato abbastanza importante e negativo, in termini di caduta del PIL era fra le peggiori province italiane. Dal 2007 al 2014 è quella che ha perso, se non era l'ultimo posto era il penultimo, oppure vista la rovescia, il primo o il secondo posto, quindi era veramente una situazione pesante.
Però noi diciamo, operiamo in una zona dove esistono una serie di realtà importanti. Qui esiste una realtà agricola veramente rilevante, di pregio, e poi anche il collega Pazzali dopo vi parlerà di questi nostri interventi e di queste iniziative nei confronti del mondo agricolo. Esiste un agriturismo rilevante, esistono poi imprese di nicchia, anch'esse rilevanti. Ecco, noi ci rivolgiamo un po' a queste piccole e medie imprese, ci rivolgiamo naturalmente alle famiglie e cerchiamo di fare banca nel modo un po' più tradizionale del termine, perché proprio perché in questa zona, in questi territori, ormai esistono, come un po' tutta Italia, cioè le banche territoriali ormai non esistono più, anche quelle che si chiamano tali, perché comunque le logiche che dicevo prima di Basilea le costringono a delle scelte, ahimè, molto molto dolorose per le imprese. Ecco, noi pensiamo di avere uno spazio importante proprio per sostituirci a questo sistema e per venire incontro a quelle esigenze che sono proprio delle imprese locali. Quindi questa è un po' la mission della nostra banca. Voglio spendere anche due parole su un argomento che è un po' in questi ultimi tempi si è, insomma, avete, forse per due mesi abbiamo assistito fra talk show, giornali, no, un po' l'assalto alle banche, se vogliamo, no? Dopo che c'è stato c'è stato questo cosiddetto salvataggio delle quattro banche regionali, che di fatto secondo me non sono state salvate, nel senso che ahimè i proprietari delle quattro banche hanno perso tutto, nel senso che sono stati svalutati completamente il loro valore azionario, quindi la proprietà delle banche praticamente è venuta meno, in particolare per alcune casse di risparmio, le fondazioni che possedevano buona parte del capitale si sono viste azzerate la loro partecipazione e oggi non naturalmente hanno un valore zero rispetto a quello che di carico che pure era importante. Quindi questa operazione, così come è stata detta, di bail-in, di anticipo del bail-in, a dire la verità, perché il bail-in, poi ne parlo, è partito dal 1 gennaio di quest'anno, 1 gennaio 2016, ma già l'anno scorso, praticamente di fatto, per queste quattro banche è stato in parte attuato. Come è stato attuato? È stato attuato azzerando i valori, appunto, del valore delle azioni dei soci e purtroppo, ahimè, anche il valore delle azioni cosiddette subordinate. Queste azioni subordinate, tanto per chiarire, sono quelle azioni che nella gerarchia dei rimborsi sono quelle che saltano per prime nel caso che un'azienda bancaria, diciamo, fallisca o subisca queste procedure concorsuali. Sono quindi subordinate in questo senso, subordinate al fatto che l'azienda si salvi. Se l'azienda va in default, i primi a pagare dopo gli azionisti sono gli obbligazionisti. E normalmente però queste obbligazioni, proprio perché sono subordinate, proprio perché hanno un alto rischio, presentano un tasso di interesse estremamente più elevato rispetto a quello ordinario che si può prendere. Se oggi noi andiamo a comprare dei bot a 6 mesi, paghiamo noi interessi allo Stato, paghiamo noi, nel senso che abbiamo stranamente degli interessi negativi sui titoli a breve. Ma anche sui titoli a lungo termine esistono dei rendimenti molto molto contenuti. Qui un titolo a 10 anni, un BTP decennale dello Stato, viene oggi dato a un tasso dell'1,5% lordo, più o meno. I titoli subordinati non hanno tassi inferiori al 5%, quindi se c'è un tasso superiore e di molto a quelli base, e poi significa che in effetti qualche rischio in più c'è.
se vogliamo, è un po' lo stesso problema che si è presentato negli anni, circa 10 anni fa, se no, molti di più di 10 anni fa, negli anni 90, con le obbligazioni di Fidio, con le obbligazioni di Parmalat e con le obbligazioni argentine e recentemente quelle greche. Quindi tutti questi, diciamo, emissioni di questi titoli che hanno ovviamente un tasso in qualche modo fuori mercato sono normalmente titoli a rischio. Ecco. Ecco, non so se sul bail-in sapete che da quest'anno che si chiama, diciamo, la bail-in cosa significa letteralmente? Significa risoluzione del problema dall'interno. Prima invece si parlava di bail-out perché la risoluzione dei problemi delle banche veniva in qualche modo caricata allo Stato o agli Stati. Nel caso dell'Italia, da quando esiste il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, per più di 20 anni che esiste, lo Stato non si è mai più fatto carico del salvataggio delle banche, ma tutte le banche sono state salvate attraverso una procedura di salvataggio interno alle banche stesse, in base alla quale interveniva il fondo, che è un fondo alimentato con contribuzioni delle banche, quindi un fondo privato. Quindi da parecchi anni in Italia lo Stato non interviene più nel salvataggio delle banche. L'unico, se vogliamo, ma salvataggio, più che salvataggio, è stato un contributo in termini temporali, è stato, se ricordate, i Monti Bond, poi, cioè prima i Tremonti Bond e poi i Monti Bond, che erano dei titoli emessi dallo Stato, sottoscritti dalle banche, cioè emessi dalle banche sottoscritti allo Stato per consentire a queste banche di inserire questi titoli nel loro capitale, quindi per poter ripartire. Ne hanno usufruito solo in Italia il Credito Valtellinese e il Monte Paschi, ma il Credito Valtellinese l'ha restituito in tempi abbastanza rapidi, parliamo circa 200.000 euro, e invece il Monte Paschi in termini di qualche miliardo. Ma per le banche questi titoli non erano gratuiti, cioè su questi titoli si pagava un interesse minimo dell'8%. Quindi chi ha dovuto farlo per reintegrare il proprio capitale, per Monte Paschi l'ha dovuto fare, l'ha fatto, ma il resto del sistema se ne è guardato bene da ricorrere a questa forma di finanziamento molto onerosa. Nel resto dell'Europa invece, in Inghilterra, in Spagna, in Germania in particolare, in Olanda, ci sono stati interventi massicci dello Stato che hanno comportato veramente investimenti rilevanti nel capitale delle banche, proprio per salvarle, cosa che non è avvenuta qui in Italia. Il bail-in poi cosa in effetti comporta? Comporta nel caso che una banca sia sottoposta a una procedura concorsuale, e quindi in qualche modo venga chiusa, chi paga le conseguenze di questo fallimento sono innanzitutto, in prima battuta, sono gli azionisti, poi ancora i portatori di obbligazioni subordinate, poi i portatori di obbligazioni senior, le normali, e poi abbiamo invece i depositanti che in conti correnti, depositi, certificati di deposito, che hanno un investimento per la parte di investimento superiore a 100.000 euro, perché fino a 100.000 euro esiste invece la garanzia statale a livello europeo di questi importi. Quindi questa è, non so se può essere importante, poi magari se avete qualche chiarimento sono ben lieto di fornirlo. Noi come Banca Sviluppo d'Uscia non abbiamo né prodotti strutturati né subordinati, noi emettiamo soltanto prodotti che sono rimborsabili dal fondo di garanzia, naturalmente fino a 100.000 euro, così come tutto il sistema. Però anche in questo la possibilità che un depositante perda importi più superiori ai 100.000 è abbastanza lontana, perché devono scattare tutta una serie di meccanismi algoritmi particolari che non sto qui a raccontarvi. Però anche in quel caso la probabilità che un depositante perda importi superiori a 100.000 euro è molto remota. E quindi, diciamo, noi stiamo qui, concludendo un po' il mio intervento, siamo qui sul territorio, siamo una banca tradizionale, abbiamo tra l'altro
ecco, se, recentemente sul mercato, sulla stampa specializzata sono stati indicati una serie di parametri per indicare quali erano le banche più solide e questo parametro era identificato nel rapporto tra il capitale della banca e gli investimenti a rischio fondamentalmente. Allora la media del sistema di questo parametro mi pare sia intorno all'11-12%. Le migliori banche sono quelle che non prestano soldi, sono naturalmente le banche che fanno praticamente raccolta sul gestito, non hanno questo problema perché di fatto non investono, quindi non hanno necessità di questo grosso capitale, per cui hanno un rapporto che è intorno al 15-20% a seconda dei casi. Beh, noi siamo un po' un soggetto strano in questo momento perché abbiamo questo rapporto all'87%, cioè siamo fuori mercato perché avendo un capitale di circa 13 milioni oggi con Prosi, volevo dirvi che alla fine 2015 abbiamo fatto un ulteriore aumento di capitale, abbiamo portato il capitale sociale a circa 13 milioni, per esattezza 12 milioni 841 e i soci iniziali che erano 532 hanno superato oggi le 700 unità, sono 711, quindi il progetto anche di ampliamento della base sociale continua. E quindi diciamo, noi abbiamo questo parametro importante che è elevatissimo, insomma, è elevatissimo perché naturalmente abbiamo un monte impieghi oggi molto contenuto, siamo appena nati, praticamente abbiamo un capitale sociale quasi uguale al nostro agli impieghi. Di fatto noi gli impieghi, come vi spiegavo prima, per il meccanismo dell'8% potremmo arrivare a 80 milioni di investimento, no? Rispetto ai 10 milioni di capitale che abbiamo, di euro più, euro meno. A me ogni tanto dobbiamo ancora dire che più lira meno, d'altra parte vengo da un'altra epoca, quindi per me lo dico ancora hanno un senso, insomma. Bene, io concluderei qui questa piccola introduzione e magari lascerei continuare qualche intervento al nostro consulente di direzione Andrea Pazzaglia.